La supplico! La supplico! Zitta! Zitta! Dove stare, zitta! Fermo! Ma che è stato? Uno sparo? Pure a me è sembrato uno sparo. Ma veniva da dentro al palazzo. Ma chi si mette a sparare nel nostro palazzo? Questo viene da uno degli appartamenti. Saliamo a piedi. Franco! Franco! Lui non c'entra niente. È lui che si è messo in mezzo, ha voluto fare l'eroe. Certo, certo, è sempre colpa di qualcun altro. Mia, di Adele, di Franco, di tutti meno che la sua. Comodo così. Ma quando si deciderà a prendersi le sue responsabilità? Quante volte le devo dire che non voglio più sentire? Su, su. Sono gli altri a crearle dei problemi, è lei il problema! Giulia, abbiamo sentito degli spari, venivano da qua. Giulia, che sta succedendo? Stai bene? Non si muova. Renato! Senta! Tu c'hai le chiavi, le sì, c'ho le chiavi. E apri con le tue, forza, apri. Ma faccio apri? Certo, apri. Ma fai presto. Non entra, c'è la chiave dietro. Giulia, apri! Aprite! Aprite subito! Andate via o finisce male pure per voi! Questo è il colonnello Picard, ma che ci fa alla terrazza? È lei che ha sparato, colonnello! Colonnello, non faccia sciocchezze, apra! Vi ho detto di andare via, è una questione fra me e la signora Poggi! Che cosa ne ha fatto? Giulia, rispondi! Giulia, stai bene, Giulia! Ci senti? Sto bene, sto bene! Franco è svenuto! Zitta! Ecco, come Franco è svenuto? Ma è possibile che non ci riesce a vedere? C'è la chiave dietro, Renato, guarda, è bloccata. Non potete fare più niente ormai. Andate via! Mario è impazzito e c'ha pure una pistola. Bisogna chiamare la polizia subito, Renato. Aspetta. Alla terrazza c'è pure Jimmy. C'è Jimmy, c'è. Ma come si fa? Come si fa? Quello c'ha solamente 6 anni. Vabbè, il fatto che ci sia Jimmy è un motivo in più per chiamare la polizia, no? E non lo so, Raffaele, non lo so. E se Mario li vede arrivare e perde completamente la testa? Ha già sparato 2 volte, se ci riprovi... C'è Jimmy! Vabbè, no, ma l'alternativa qual è? Vogliamo provare a riparlarti? Risaliamo su? Se noi chiamiamo la polizia non possiamo più tornare indietro, faranno loro. E se le cose precipitano? Io come faccio? Raffaele, ma dov'eri? Ti stavamo cercando. Abbiamo sentito dei colpi di pistola, siamo scesi subito, ma voi avete sentito nulla. Non doveva andare così. Niente doveva andare come è andata. Posso avvicinarmi a Franco? No. La prego. Franco non c'entra niente, lei ce l'ha come se gli succede qualche cosa. Poi peggiora la sua posizione. Peggio di così. Ho ucciso mia moglie, che era tutto per me. Non c'è speranza. Ha ancora una figlia, Mario. Ha una figlia. Mia madre è lì dentro da un'ora. Perché non ci fanno sapere niente? La staranno medicando. Ci vuole tempo, Susanna. Ma stai tranquilla, lei si riprenderà. È forte. Susanna non mi perdonerà mai. E ha ragione, perché sono un assassino. Non c'è perdono per me. Ma non c'è perdono neanche per lei.
Non c'è perdono per chi distrugge la vita degli altri. Hai visto come l'aveva ridotta? Era una maschera. Era tutta gonfia, era sfigurata. Non riusciva nemmeno ad aprire gli occhi. Mi dispiace tanto. Come ha fatto mio padre a fare una cosa del genere? Come ha potuto? Lui non era così. Non era così. Non lo so, amore, non lo so. Però tu adesso devi pensare a tua madre. Hai ragione. Vado a cercare un medico. Aspettami che ti accompagno. Devo prima chiamare mia mamma. Non ne ho più sentito e devo dirle quello che è successo. Niente, non mi risponde. Boh, però sul fisso. Non mi risponde neanche qui. È strano, doveva essere a casa con Jimmy e Franco. Raffaele ha ragione, bisogna chiamare subito la polizia. Sì, è vero, quell'uomo è troppo pericoloso. Il bambino sta a casa con lui. E Nico? Che faccio? Che fai? Glielo devi dire, ci sta la madre e il figlio, dillo. Ciao, Nico. Ciao, papà. Senti, io stavo cercando mamma. Tu sei al palazzo? Sì, sì, sto qua. Infatti ti devo dire una cosa. No, ascolta un attimo. Io e Susanna siamo in ospedale. È successa una cosa terribile ad Adele. Ma come una cosa terribile? Che le è successo? Maglio l'ha picchiata, l'ha ridotta malissimo. Stiamo aspettando che i medici ci facciano sapere qualcosa. Papà? Papà, ci sei? Sì, Nico. Purtroppo lui ora sta qua. Maglio è venuto qui al palazzo. Maglio al palazzo, e perché? Ce l'ha con Giulio, Nico. Maglio è entrata alla terrazza e si è chiuso dentro con lei e... E Jimmy? Papà, dimmi che Jimmy non è in quella casa. Papà, dove sta mio figlio? Dov'è Jimmy? Lei non è un uomo cattivo. Lo sono. Ho ucciso mia moglie. Ma non avrebbe voluto farlo, ne sono certa. Ma che ne sa lei? Lei sa sempre tutto, con questo suo tono da maestrina. Ha mai pensato che può sbagliare anche lei? Cos'è stato? C'è qualcun altro in casa? Nessuno, sarà una finestra. Forse avevo lasciato una finestra aperta. Non... Andiamo a controllare. Avanti, si muova. Si muova! Avanti. Sì, ma non c'è bisogno di controllare. Gliel'ho detto, siamo assolutamente soli. Non ti ho fatto così e più mi fa pensare il contrario. Ma non c'è nessuno. Gliel'ho detto, non c'è nessuno. Entri. Ferma lì. Che non c'è nessuno, ve l'ho detto, non c'è nessuno qui. Va bene, torniamo.
di là. Si muova!